Ciao bimbi, ho preparato questi oggetti per fare un piccolo lavoretto con voi. Prepareremo un coniglietto con il riso, una calza, un piccolo nastro, dei bottoncini per fare gli occhi, ci servono delle forbici e uno spago. E adesso vi mostrerò come fare un piccolo coniglietto per Pasqua. Allora, per prima cosa dobbiamo mettere del riso dentro la calza. Ora, dopo che abbiamo messo il riso nella calza, prendiamo lo spago per fargli prendere forma. Ne ho messo uno intorno al collo per creare la testolina e poi ne mettiamo uno in cima alla calza per far sì che vengano le Adesso taglio in cima alla calza per creare l'apertura delle orecchie. Una volta tagliate le orecchie, le arrotoliamo un po' che così prendono forma e andiamo a cercare il nastro per metterglielo intorno al collo e fare un piccolo fiocco. Infine, per fare gli occhi al posto dei bottoni, sto usando i chicchi di riso e ho provato a mettere i chicchi per fare due occhi e il nasino in questo piccolo coniglietto. E ne ho fatto anche un altro, fatto così, con un piccolo pezzettino di stuzzicadente. Ed ecco qui il nostro piccolo risultato. Ciao bimbi, alla prossima!